Salve onorevoli, eccoci qui un nuovissimo episodio. Siamo su Il Signore degli Anelli e la Battaglia per la Terra di Mezzo. Come sempre io sono l'Arax di Cormaris e... Sauron muove guerra all'intera Terra di Mezzo. Deve essere fermato, oppure ogni cosa svanirà nella tenebra. Dicevo, appunto, ora, nello scorso episodio ci erano lasciati con la presa delle paludi morte da parte dell'esercito di Gondor, che era a Nurn, quindi si è rifatta una bella risalita. E quindi ora siamo alle porte del Nero Cancello. Sono stato felice che molti di voi hanno notato, il leggero e sottile riferimento che avevo fatto nello scorso episodio. Infatti avevo detto che con i nostri amici di Gondor ci saremmo digeriti, sì, Dio santo, ho appena finito di mangiare, ragazzi, perdonatemi, ci saremmo diretti verso Bosco Atro. Questo perché dal momento che l'esercito di Rohan è composto principalmente di elfi, andiamo a Bosco Atro giusto per far rincontrare, come ho scritto alcuni di voi nei commenti, i loro cugini silvani. Quindi perché no, mandiamo immediatamente Rohan verso Bosco Atro e vediamo cosa riusciamo un attimo qui a combinare. Mi avete detto sempre nei commenti che l'intera mappa sarà organizzata in piccoli accampamenti e questa è una grande bestemmia. Gli elfi dimorano da lungo tempo a Bosco Atro. Fra di loro vi è anche Legolas, il prode guerriero elfico. Vi era. Ora Legolas è sceso un po' giù. Distruggi tutte le forze di Mordor! Ah no, ma allora l'accampamento grande c'è. O forse intendevate solo questo è l'accampamento grande. Poi saranno solo accampamenti piccoli. E oggi sia una gran e ben venga. Ok, cioè comunque il bello stacco lo dà, innegabilmente. Lo stacco lo dà. Ok, quindi... Ora, ma che cazzo significa che questi si hanno già costruito un accampamento qua? Già c'era, voglio augurare, perché sennò veramente è inquietante. Non ho fatto in tempo a iniziare l'episodio. Appunto, diciamo, quello è un attimo il problema. Tu chiaramente ti togli il cavallo. Qui facciamo più cose possibili, più fattorie possibili, nel mentre, come giustamente ho detto nello scorso episodio, ora abbiamo sbloccato l'ultimo potere, possiamo evocare l'esercito grigio volendo, un potere di sé per sé devastante, cioè veramente possiamo con quello riuscire a fare cose assurde, fondamentalmente assurde, veramente. Ok, da quello che vedo qui siamo chiusi in una conca. Non ora, mio piccolo Murloc, decisamente non ora. E chiaramente Bosco Atro, famosa dimora di elfi silvani e soprattutto di ragni, anche se non so se li metteranno i ragni. Ragni non grandi come quelli di Shelob, però insomma, comunque altezza uomo. Ok, qui ora mettiamo l'ultima fattoria. Oh, che bello che arrivano i ragazzi, gli amici Fritz. Nel mentre che loro avanzano, noi li distruggiamo. E ben venga, perché guardate quanto ci sale. Ci sale veramente tantissimo. Ecco, dicevo, ci sale tantissimo man mano che noi avanziamo. E man mano che noi li stecchiamo, ci aumenta di tantissimo le risorse. Così ora tranquillamente possiamo praticamente già iniziare a fabbricare torri. Me ne piazzi due qui, assolutamente. Quello altre due prima qui. Aia, ce li siamo giocati già. Uomini del Riddermark. Ok, uomini del Riddermark un po' più indietro, possibilmente. Abbiamo pure gli amici di Arad. Avanti, ma con quale coraggio vuoi una roba simile? Ok. No, ok, non ha senso dare l'ordine di attaccare, tanto qui resistiamo anche con una certa tranquillità. Qui vorrei un attimo attendere giusto il tempo di creare qualche torre, più che altro perché almeno questa fattoria, se possibile, preferirei sorvegliarla personalmente, quindi avere abbastanza truppe da permettere una giusta sorveglianza. Qui mi metti un'altra torre, perché posso supporre che questi stronzi avanzino di qui e vadano direttamente alla torre, se attenzione. E nel mentre continuiamo a... falciare gente. Dai,
Manca una spunta. Perfetto. Amici di Roar, avete la... Guardate. Sbam. Tanta roba. Innegabilmente tanta roba. Questa è un'ottima zona, paradossalmente, per livellare, perché fondamentalmente credo che la mappa, per quanto voglia sembrare labirintica, fondamentalmente è a imbuto, quindi ci permetterà anche con una certa tranquillità di riuscire a respingere i nemici rimanendo fermi nella stessa posizione. Qui ho costruito tutte le torri, quindi ora abbiamo anche i punti stili, praticamente. Ok. Mi avanzate in quella zona. E quasi quasi, nel mentre che voi ammazzate gente, ok, dicevo, nel mentre che voi ammazzate gente, non sarebbe una così pessima idea, che voi vi radunate lì belli fermi e noi mandiamo gli eroi a distruggere questa fattoria, perché qui periodicamente arrivano i nemici, quindi almeno questa parte di mappa preferisco averla sotto il nostro controllo. Ok, e bugia, non vi è minimamente addosso il nemico, anzi, ci sono degli scarti di nemici che provano ad avvicinarvi. Ok, esploriamo giusto questo corridoio perché non vorrei che in queste insenature rocciose, anche se insenatura è più un ambiente, più un termine tipico marittimo, riferito alle scogliere, però comunque ci siamo intesi, troviamo qualcosa, appunto, come immaginavo. Distruggiamo gli amici Fritz. Il nemico al riparo, soldati. Ma se io ti dico di colpire qua, vediamo quanto danno fa. Vabbè, non tantissimo, però un po' lo fa. Che due coglioni. Gli elfi sono pronti. Giustamente, facciamo, se non è da una parte, questa mi attaccate dall'altra. Mi sembra anche più che pragmaticamente giusto. Avanti. Ok. Con me. Nel mentre vi riradunate qui. Ok, tanto qui al massimo ci dovrebbe essere un altro solo accampamento, però già così dovremmo riuscire con una certa tranquillità a respingere ogni qualsiasi tipo forma di nemico. Ok, possiamo dire... Vediamo gli obiettivi bonus, che l'altra volta me ne sono direttamente dimenticato. Contate gli elfi che abitano in questa foresta. No! Puttana Eva, no! Dobbiamo tardare. La tenebra ricorda. No! Puttana Eva! Ti prego, non dirmi che sono già morti. Ti prego, non dirmi che sono già morti. Te ne prego, veramente, con tutto quello che vuoi, non dirmi che sono già morti. Che palle, quando danno queste missioni. Che due coglioni, fatevelo dire con il cuore. Che due coglioni, veramente. Due coglioni enormi. Ok. Deve resistere. Qui possiamo avere il bell'attacco. Qui ne prendiamo sempre il più possibile laddove riusciamo. Ok. Qui appunto sembra pare ci siano dei ragni. Quindi non so se ci converrebbe mandare solo uno o tutti quanti, se possibile. Dobbiamo tardare. Ok. Dai che lo possiamo costruire. Stacchete. Hanno sferrato il loro assalto. Sì, lo sto notando che hanno sferrato il loro assalto, fidatevi. È la cosa palese, la prima cosa che posso dire di aver notato. Ah, ma allora ce l'abbiamo un piccolo accampamento, così almeno noi ci stabiliamo qui. Non so se è l'unico accampamento, perché in caso mi inquieterebbe, perché laddove possibile gli elfi li preferirei. Oh, ma andiamo, come sei pessimista. Ecco, abbiamo risolto il tutto. Ok, a questo punto dubito che gli elfi stiano qui, perché cioè così vicini all'accampamento praticamente significa che già abbiamo finito il tutto. Facciamo una prova, va. Ok. Cavalieri del mare. Amici Fritz. Ci proviamo a dare un'occhiata qui sotto. Forza! No, appunto, sono semplicemente ragnatele, sarebbero già stati distrutti. Quindi da qualche parte a nord che si trova. Diciamo che per il momento siamo pronti. Qui cosa vedo?
qui. Credo che quello sia il nemico. Ah, è per fondare un accampamento. Grande, bello, fantastico, ma non era propriamente quello che io volevo. Ok, allora mi andate qui. Nel mentre prendiamo l'amico Fritz e gli diciamo di spostarsi qui, perché non vorrei che quello sia l'ultimo degli accampamenti disponibili. Quindi abbiamo fatto un po' cazzi. Allora, mi costruisci un bel po' di zone, che poi comunque a questo punto è praticamente questo conquista il centro. Intorno tutte strutture ausiliarie, solo ai quattro angoli voi ci trovate fondamentalmente la roba più grande. Hanno già conquistato questa zona. Ok. Voi vi siete fermati lì. Magnifico. Andiamo a caccia di orchetti. Nel mentre che loro recuperano le forze, fondamentalmente, il nostro scopo diventa ora avanzare pian piano verso la ricerca di questi elfi, sperando sempre che non siano già stati distrutti, perché in caso veramente che due coglioni, fatevelo dire apertamente, tranquillamente. Come sempre, se sentite la mia voce che ha una melodiosa cadenza, ragazzi, purtroppo è sempre la tosse che ne fa praticamente da padrone. Ok. Dobbiamo tardare. Qui nel mentre non c'è assolutamente nulla. Vabbè, qui c'è l'insenatura dei nemici. Il nostro nemico ha fatto sue queste terre. Sue. Parolone. Un parolone sue. Ok, sì, appunto. Ma guarda qua sti bastardi, porco Giuda. Ecco la nuova fattoria. Vaffanculo. Quella fattoria la rivoglio. Dobbiamo tardare. Dai. Ok, più che altro la scommessa è riuscire il prima possibile a distruggerli prima che arrivino qui gli attacchi. No, ragazzi, va bene che premo Q, però non siate così fiscali, eh. Ah, ma allora sono arrivati gli elfetti, avevo ragione. Che erano qui da qualche parte. Sì, però voi che... Elfi, prepariamo le nostre armi. Cioè, solo... Dobbiamo proteggere i boschi, dobbiamo proteggere i boschi. Due, tre battaglioni di elfi. Questa era la grande... Attenzione al nemico. Diciamo, il grande genio architettonico. Poi comunque non potrò nemmeno potenziarli. Proviamo a costruire l'armeria di Rohan. Però non so laddove, come... Se abbiamo i potenziamenti. Chiaramente. Ma ragazzi, cioè, volete una mano, una spinta? Su, dai! Gettiamoci nella mischia. Un po' più spediti in questa distruzione. Ecco la nuova fattoria. Andiamocene. Ok. La fattoria è pronta. Vediamo qui cosa riescono a combinare. Il prima possibile vediamo di dare... come si chiamano? Gli elfi sono pronti. Degli ordini. Gli elfi sono pronti. Ok, voi. Pronti. Solo tre battaglioni. Attenzione. Vabbè. A dove mettiamo i piedi. Ci accontentiamo, chiaramente. Non siamo così fiscali e cattivi. Servirebbero le frecce infuocate, però chiaramente non le potremo sbloccare. Eccoli dove. Oh, dimenticavo. Veloce prima che voi sparite. Prepariamo le nostre armi. Stanno assalendo l'avamposto. Ah, che lo sapevo. Ok. Cavalieri del mare. Per ora limitiamoli. Avanti. Sempre così e diamo a loro l'ordine di attaccare quello che rimane, perlomeno. Cioè, fondamentalmente, già il fatto che mi distruggono le cose di reclutamento è già tanta roba. Obiettivamente è già tanta roba. Cioè, questi hanno costruito solo caserme, praticamente. Va bene, ragazzi. Avreste dovuto costruire qualcosina in più, ecco, fondamentalmente. Ok, le lame ci siamo. Quindi voi e tre già sviluppate le lame. E le frecce infuocate non credo riusciremo ad averle, perché dovremo far, come sempre, partire di livello, se ricordo bene, in caso correggetemi. Comunque far aumentare di livello una caserma per ora è impossibile. Però laddove riusciamo comunque almeno un minimo, dicevo, un minimo a garantire... No, ma questo perché ho sbagliato, porca puttana, incantesimo. Dicevo, laddove possibile comunque, almeno riusciamo, vediamo di riuscire a limitare la produzione. E dicevo, la produzione, di aumentare comunque le
le abilità dei nostri eroi. Nuovo potenziamento è pronto. Bravo. Roy rimane raccolta. E nel mentre che vi raccogliete, diamo un'altra bella benedizione agli amici qui Fritz, anche se questa volta è stata più piccola come benedizione, non lo so, non mi è sembrato avere questo gran bello scatto. Voi e tre mi vai chiaramente di questo incantesimo, qui stiamo un attimo esagerando. E perché no, a questo punto, tra l'altro, guarda che bella l'immagine. In alto lo standardo di Rohan. Quello deve essere il nemico. Dai. Perché più che altro non posso dargli l'ordine di marciare, perché poi diventa un casino. Oh, diventa un casino fondamentalmente capire da dove arriva, cioè se si mischiano nell'esercito, ora premendo Q, diventa poi veramente un casino capire dove sono i soldati che hanno bisogno di armature, stendardi e tutto il resto. Ok, però a parte questo, comunque, tre battaglioni in più, si arriva a 3,60, quindi automaticamente al prossimo episodio, ora fateci caso, ma anche semplicemente a fine partita ci elimineranno la cosa, come si chiama, la qui una fattoria ce l'hanno distrutta, brutti bastardi. Dicevo, ci elimineranno parte dell'esercito, perché quando abbiamo capito il massimo è 3,40. Il nemico là. Ok. Presto. E ora possiamo avanzare di tranquillità. Tanto gli obiettivi li abbiamo tutti fatti, il sì. Il nemico al riparo, soldati. Cavalieri di Roa. Ok. Tenebra, mi distruggete questa torre di merda, perché è quella che darà più problemi di tutti. Avanti! Fondamentalmente in tutto questo intero accampamento. Andiamo! E così con tranquillità possiamo iniziare ad avanzare. Ok. Dicevo, perché no, faccio vedere l'abilità dell'esercito grigio che evoca gli amici Fritz, che iniziano praticamente a roteare, se ci fate caso. Hanno questa funzione vorticosa, che però comunque è molto divertente e devastante. Praticamente credo riuscirebbero tranquillamente da soli ad abbattere un olifante, nonostante sono corpo a corpo. Cioè, vedete qui, sono velocissimi, si muovono come uno sciame e praticamente le strutture le mangiano a colazione, senza se e senza ma. Ok. Così teoricamente dovremmo aver vinto. Ah, li abbiamo distrutti! Pare di sì. Pare proprio di sì. I valorosi guerrieri hanno spazzato via le forze del male. Ok. Tutti i bonus possibili, chiaramente nessun avanzo di livello perché siamo già al 10. 16 unità sono salite di livello, altrettanto buono. Ok, vittoria totale, boss 4, perfetto. Ora diamo un'occhiata qui. Ce ne dà tutti e tre. E questi qui sono i nuovi. Quindi si può andare oltre il 3,40. Possibile. È necessario scacciare la tenebra che opprime le terre degli uomini innocenti. Strano, oggettivamente è strano, perché qui, se vi ricordate, arrivammo a 3,60, una roba simile, e ci smezzo l'esercito. Qui pare che invece rimane, non lo so, dovremo vedere nel prossimo episodio se con Rohan, quindi tra due episodi, se rimane 3,60 o ci viene limitato a 3,40, è una cosa che indagheremo. Ad ogni modo, dando un'occhiata ai commenti dello scorso episodio, per quanto riguarda Bass Hunter, che sì, abbiamo portato gli elfi a casa, stessa cosa per quanto riguarda Sam Vise, e rispondendo a Sam Vise, come vedi, ho sbloccato l'ultimo potere, che tra l'altro, come abbiamo visto, è bello devastante, rispondendo a Tommy che giustamente dice: le paludi morte, luogo di riposo dei caduti e delle genti libere, e zona infestata dagli spiriti, che tra l'altro questa sarà una zona molto importante, se ricordo bene, nella campagna del male.
quando andremo con la campagna del male. Non ne ho la certezza, però credo di sì. Invece, per quanto riguarda Ale the Brave, che mi ricorda che c'è l'abilità di Legolas con l'esercito di Gondor per guadagnare esperienza, non me ne ero ricordato, perché purtroppo il problema della campagna del bene è che ti vomita addosso così tanti eroi che effettivamente alla fine dimentichi quali sono le abilità e userai praticamente solo i più forti, ed è una vera rottura di coglioni, oggettivamente. E per quanto riguarda il consiglio sul nero cancello di evocare tutte le truppe appena possibile, lo seguirò, ma per sicurezza, dal momento che effettivamente mancano 3 episodi al nero cancello. Dobbiamo ancora invadere Dagorland e Run, cioè ancora solo queste due, poi possiamo andare al nero cancello. Quando arriveremo a Run, che sarà l'ultima zona che conquisteremo, favorino, datemi lì tutti i consigli, se no ora dovrei riprendere tutti gli episodi, appuntarmeli tutti su un foglietto, diventa un casino. Quindi non che non li apprezzi, ragazzi, ma semplicemente li dimentico. Quindi quando arriviamo a Run, vedete Run scritto nel titolo dell'episodio, è il momento di darmi tutti i consigli sul nero cancello. Ma ora, fatto ciò, ragazzi, purtroppo sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno, e direi che ci becchiamo nel prossimo episodio.